Vabbè, niente, allora noi siamo del Dynamics PRC, probabilmente tra esposizioni e sito, post sui social, già un po' ci conoscete, brevemente facciamo un recap di quello che facciamo come team, come Formula Student, e poi andiamo sul reparto della conferenza di stasera che è Electronics and Powertrain. Vabbè, tanto direi ci presentiamo. Io sono Giorgio Paganini, responsabile del reparto Electronics and Powertrain. Io sono Luisa Corsana, direttore tecnico per la parte elettronica e guida autonoma del veicolo. Io sono Mario Bertelli, team member del reparto Electronics and Powertrain. Io sono Giorgio Agnelli, sempre team member del reparto. Ok, vabbè, poi alla fine comunque ci sarà tempo appunto per domande o appunto liberamente. Yes, the slideshow is in Italian and. At the end, we'll do a brief recap in English, and also the guy behind you ask us if we can repeat in English. Don't worry. No, in inglese, tutto in italiano. Ok, vabbè, quindi allora noi facciamo parte gareggiamo in Formula Student, che è una competizione internazionale per università, quindi ci sono università da tutto il mondo che gareggiano. Gli eventi principali a cui andiamo noi sono quelli in Europa, fra cui appunto Formula Student Germany, che è quello principale a livello europeo, e abbiamo una storia abbastanza lunga. Nascevamo come team di dottorandi, poi siamo passati a essere team di studenti col cambio del regolamento, e al momento siamo un team composto da 120 studenti del Politecnico di Milano circa, e da 2 anni siamo nella categoria elettrica, quindi realizziamo ogni anno un prototipo completamente elettrico. Appunto, nella conferenza di stasera parleremo del reparto Electronics and Powertrain, che è il reparto che si occupa di tutto quello che è l'impianto elettrico della macchina, ad esclusione delle parti dell'impianto guida autonoma, per cui appunto c'è un reparto di guida autonoma, per cui c'è appunto un reparto dedicato. Allora, vabbè, quello che potete vedere nell'immagine è il render dello scorso anno, della macchina dello scorso anno, di quello che è l'assieme Electronics and Powertrain della macchina dello scorso anno. E niente, andremo a vedere quali sono i componenti principali che vengono progettati e realizzati all'interno del reparto. Quindi, allora, partendo dalla parte di powertrain, sicuramente una grossa parte del nostro lavoro è quello di progettare il pacco batteria ad alta tensione. Quindi è, diciamo, una delle due parti più importanti della macchina. Permette di alimentare la macchina durante gli eventi di gara e durante i test. È un limitato molto, presenta molte restrizioni per via del regolamento, principalmente sulla corrente di scarica, sulla potenza che possiamo erogare dal pacco batteria e sulla tensione massima. L'anno scorso eravamo a 504 volt di tensione e circa 6 kWh, quindi pacco batteria dimensionato per riuscire a svolgere gli eventi di gara. All'interno del reparto, appunto, curiamo tutto lo sviluppo del pacco, dalla definizione dei requisiti che servono per completare l'evento di gara, tutta la parte di modellizzazione delle celle, fino ad arrivare alla progettazione del BMS, sia hardware che software, e infine anche validazione del pacco, test e modellizzazione di quello che è il comportamento. Poi, come powertrain, appunto, per questi primi 2 anni abbiamo adottato un powertrain commerciale, quindi ci occupiamo dell'integrazione di motori inverter all'interno del veicolo, quindi tanto appunto il loro utilizzo, quindi imparare a utilizzarli, conoscere quali sono i limiti, dove invece possiamo spingerci di più, un po' di personalizzazioni, tutta la parte di cablaggio e integrazione proprio nell'impianto, e parte di software, modellizzazione e controllo. Poi lavoriamo sul controllo del veicolo, quindi costruiamo e progettiamo quella che è la centralina del veicolo, e programmiamo il software che va su questa centralina e che svolge appunto funzioni di controllo, l'algoritmo di torque vettoring, e anche funzioni più base, quali comunicazione con gli inverter, ad esempio controllo dei sensori, acquisizione dei sensori per dialogare col pilota.
Poi, altra parte molto importante del lavoro del reparto è tutto ciò che riguarda l'acquisizione dati. Infatti, di anno in anno, per migliorare il veicolo, la cosa fondamentale è testare tanto e dai test raccogliere dati. Comunque, appunto, avere una base di partenza per quello che è lo sviluppo del prototipo dell'anno successivo. E quello che facciamo è praticamente mettere sensori nei punti più critici della macchina, che sono sensori di posizione, sensori di sforzo, sensori di temperatura, abbiamo GPS, anche con la parte guida autonoma abbiamo aggiunto telecamere e LiDAR, e tutti i dati raccolti dai sensori appunto devono essere, sono molti, diciamo che in un secondo appunto salviamo migliaia di dati, e quello che va fatto è appunto raccoglierli, elaborarli, salvarli su un supporto fisico, e permettere anche l'utilizzo di una telemetria real time, quindi i dati vengono inviati a un computer che poi, mentre la macchina sta girando, può essere utilizzato per visualizzare le performance. L'altro punto fondamentale del lavoro del reparto è quello della sicurezza sul veicolo, perché Formula Student ha un regolamento molto completo e che include anche molte limitazioni per quanto riguarda quello che si può fare, proprio perché è una macchina da corsa a tutti gli effetti, quindi utilizza componenti appunto con una discreta pericolosità, che appunto pacco, batterie, inverter, sono tensioni parecchio elevate, quindi il reparto svolge anche tutto un lavoro di garantire la sicurezza del veicolo in ogni condizione, sia appunto durante i test, sia mentre si fa l'assemblaggio in officina, ma anche proprio durante le gare, in tutte le condizioni immaginabili, quindi dalla gara più tranquilla, dove magari le temperature non sono altissime e tutto asciutto procede senza problemi, fino alla gara dove invece ti puoi trovare con temperature alte, umidità, pioggia, e devi garantire che l'impianto rimanga sempre sicuro e diciamo performante in ogni suo aspetto. Allora, adesso vediamo un attimo più nel dettaglio appunto di queste macro aree, cosa sono le sezioni appunto che le compongono. Quindi niente, partiamo dal pacco batteria, lascio la parola a Joe che ha lavorato molto sulla sua progettazione quest'anno. Ok, allora, come già detto il mio responsabile, il regolamento di Formula Student limita assolutamente in quasi ogni parametro le caratteristiche che può avere un pacco batteria, dalla capacità di ogni singolo segmento di un pacco, la tensione, il peso, le dimensioni, qualunque cosa. Quindi la prima cosa da fare, prima ancora di iniziare a disegnare effettivamente un pacco vero e proprio, è capire quali sono le caratteristiche che ha bisogno un pacco per far girare una macchina. Quindi, ad esempio, in base a che competizione dobbiamo fare, capire quanta è l'energia necessaria, quanta è la potenza massima di cui abbiamo bisogno, che è anche lì regolata, vedere in base appunto a soluzioni commerciali come l'inverter dei motori, qual è la tensione ottimale, il tutto però garantendo anche un buon compromesso tra peso, chiaramente, perché la macchina è dopo tutto un prototipo da corsa, e ingombri, perché alla fine il pacco batteria è un bel pezzo della parte posteriore della macchina, nel nostro caso. Quindi si parte da delle celle che sono state scelte facendo delle modellizzazioni su dati disponibili commercialmente. Una volta scelto il tipo di batteria, bisogna capire un attimo come utilizzarle, con che configurazione, quindi se prendere dei blocchi già preassemblati oppure prendere delle celle sfuse. Capire quali sono i pro e i contro, cioè ad esempio se hai delle celle sfuse devi capire come assemblarle insieme, quindi c'è una saldatura da fare, i collegamenti tramite busbar piuttosto che altri metodi, il dimensionamento dei collegamenti, perché chiaramente in un pacco batteria del genere con diverse decine di kilowatt che passano continue potenzialmente e anche idealmente quasi un centinaio di picco, potete immaginare che il calore sviluppato, quindi le potenze che devono transitare attraverso i collegamenti sono elevate, quindi dimensionamento di qualunque cosa, l'integrazione con le altre parti di raffreddamento e i reparti meccanici sono, cioè, elevatissima, quindi c'è da fare uno studio trasversale a tutti i reparti. E una volta definito la configurazione delle celle, in base alle caratteristiche che abbiamo capito di aver bisogno, bisogna scegliere poi la configurazione effettiva, quindi numero di serie, paralleli,
e poi tutta la realizzazione di quello che ci sta intorno. Per riuscire a stare dentro anche ai regolamenti, perché il regolamento non soltanto dà informazioni specifiche su parametri, diciamo, statici, quindi dimensione, peso, cose così, ma anche parametri, diciamo, durante gli eventi dinamici, quindi le tensioni massime, minime, da cui far andare le cellule, la temperatura massima, che è uno dei parametri più stringenti. E sono tutti valori e dati che vanno letti e monitorati costantemente, e il BMS, o Battery Management System, o Accumulator Management System, in base a quali fonti leggete, è il sistema che si occupa della lettura, monitoraggio e gestione dell'intero pacco a partire dai dati appunto letti. Qua vedete il sistema BMS della macchina del prototipo dell'anno scorso. Abbiamo una parte di logica che si occupa dell'elaborazione dati e della gestione della sicurezza, mentre abbiamo una parte più, diciamo, a basso livello, che è direttamente in contatto con le celle e si occupa di fare le letture vere e proprie. Quindi, oltre a questo che può sembrare inizialmente abbastanza banale, cioè potreste pensare che sì, ok, la tensione è sopra tot, apro i relè e non succede niente. Però una delle cose più importanti da stimare, non tanto per la sicurezza quanto più per l'ottimizzazione in gara, è la stima dello stato di carica della batteria. Lo stato di carica, classico 0-100%, è un parametro che non è calcolabile, non è leggibile direttamente, misurabile direttamente dalle celle, ma esistono delle tabelle, delle curve che sono state fatte, ma in condizioni particolari. Quindi il produttore magari può fornire una curva che però non è valida sempre. I parametri in gioco sono tantissimi e variano con le condizioni più disparate, quindi corrente, temperatura, lo stato di salute della cella, quindi se una cella è invecchiata o meno. E quindi ci sono un sacco di algoritmi che devono girare su questo sistema per poter mantenere costantemente aggiornato lo stato della batteria e poter ottenere il massimo delle prestazioni possibili. Tra l'altro, avendo a disposizione un pacco limitato, è importantissimo che sempre ci sia il massimo della carica disponibile, soprattutto quando si fanno test più lunghi o la gara di endurance. Quindi uno dei processi che adottiamo, ad esempio, è il bilanciamento. Quindi oltre a tutta questa parte bisogna sviluppare un algoritmo per bilanciare le celle, che non so se sapete vuol dire le celle non sono tutte identiche, purtroppo non viviamo in un mondo ideale, quindi la capacità effettiva delle celle non è costante e non è coerente in tutte le singole batterie. Quindi durante i processi di carica e scarica ci possono essere delle differenze che vanno compensate per poter garantire il massimo della carica accumulata quando il pacco è effettivamente al 100%. Quindi anche lì bisogna sviluppare un metodo più efficiente, veloce anche volendo per comodità, e più sicuro per riuscire a caricare le celle e bilanciarle. Inoltre, tutti questi parametri qua letti, che sono diverse centinaia, diverse volte ogni secondo, devono essere inviati sia sulla telemetria della macchina, quindi per essere visibili e accumulati e messi a database per analisi successive, sia da regolamento dobbiamo essere in grado di poterci collegare direttamente al pacco, perché il pacco non sempre è in macchina, quindi quando banalmente carichiamo il pacco viene estratto dalla macchina. Dobbiamo poter essere in grado di collegarci in ogni momento con un computer e leggere in tempo reale i dati critici, che sono tensione, temperatura, banalmente, ma anche altri dati in ogni modo, quindi in ogni momento. Quindi abbiamo anche un'interfaccia USB, banalmente, con cui attaccarsi a un computer e leggere tutti i dati. Quindi, insomma, è un sistema che integra in sé parecchie caratteristiche che non sono immediata, non si pensa immediatamente che ci siano in un sistema del genere. Quindi tutte caratteristiche di sicurezza, ma appunto anche più in ambito, se vogliamo dire, automatico, perché sono algoritmi anche abbastanza pesanti a volte. Ok, allora adesso diamo un'occhiata più nel dettaglio a quello che è il powertrain del prototipo. Quindi, allora, intanto è un veicolo completamente elettrico. Già dal primo anno abbiamo scelto di partire con l'approccio delle quattro motoruote indipendenti. Quindi montiamo quattro servomotori in macchina, sono dei servomotori sincroni, vabbè, per chi si interessa di motori. Sono ognuno controllato da un inverter indipendente, quindi, vabbè, inverter per chi
non lo sapesse, quel dispositivo che permette di passare dalla tensione continua del pacco batteria a una corrente alternata trifase, di cui però si possono controllare gran parte dei parametri. Quindi si può variare la frequenza, si varia l'ampiezza della tensione e a seconda di come si variano questi parametri si ottiene una coppia diversa in uscita dal motore. Quindi il nostro veicolo appunto ne utilizza quattro, sono quattro indipendenti e questo permette di controllare in modo indipendente anche quattro motori, quindi non si ha una distribuzione proporzionale sulle quattro ruote, che potrebbe sembrare la cosa più banale, ma viene studiata appunto, c'è dietro tutta una parte di studio di una distribuzione di coppia ottimale per riuscire a ottenere ad esempio un momento imbardante, comunque appunto riuscire a utilizzare la distribuzione di coppia per massimizzare le prestazioni della macchina. Parlando un attimo più di dati, sono appunto dei servomotori sincroni, come potenza siamo sui 10 kW nominali, fino a 35 kW però di picco su questi motori, quindi sono appunto per breve periodo, e velocità attorno ai nominale, sono sui 16.000 RPM, arrivano fino a 20.000, quindi come si vede nella foto sotto, hanno bisogno di un rapporto di riduzione per essere collegati alla ruota, altrimenti appunto metterebbero a terra veramente una coppia molto bassa, troppo poco per quelli che sono i circuiti di Formula Student, e una velocità molto elevata, quindi appunto è necessaria una riduzione. L'approccio per questi primi 2 anni, quindi per la stagione di P12, che è la macchina che stiamo esponendo adesso in giro per il Poli, e per l'auto che stiamo progettando al momento, è stato di utilizzare un powertrain commerciale. Questo perché svilupparlo fin dal primo anno comporta notevoli difficoltà. A partire da quest'anno, però, stiamo iniziando a portare avanti dei case study su progettare e costruire internamente al reparto anche motori inverter. Quindi, per quanto riguarda il motore, proprio lo studio, a partire dal progetto elettromagnetico, cercando di andare ad ottenere un motore che abbia sempre i parametri principali che si controllano quando si parla di una macchina da competizione, quindi un motore molto leggero, compatto, che abbia facilmente integrabile con un sistema di raffreddamento, perché appunto cercando di miniaturizzare il motore il più possibile, ovviamente il problema principale diventa il calore da asportare, e avendo coppie e velocità come servono come richiesto dalle competizioni. Però appunto quindi viene fatto il progetto del circuito magnetico, viene poi esteso al progetto meccanico e alla fine viene fatta anche proprio la parte di realizzazione. Quindi una volta finito col progetto collaboriamo con alcune aziende che ci mettono a disposizione tecnologie molto avanzate per quelle che sono la realizzazione del pacco statorico e rotorico, e anche proprio per la parte meccanica, quindi lavorazione e controllo numerico per realizzare albero, ad esempio, e l'housing. E quindi appunto la roadmap al momento è di avere i primi prototipi pronti per la fine di questa stagione, quindi a partire dalla prossima stagione, se tutto va come previsto, si pensa di integrare già il motore autoprodotto all'interno del prototipo che andrà in gara. Mentre per quanto riguarda l'inverter, anche qui l'inverter attuale è un inverter di derivazione industriale, quindi un prodotto non molto automotive. Quest'anno lo stiamo riarrangiando, cambiandone giusto la forma, proprio la disposizione fisica per renderlo più adatto al posizionamento nel veicolo. Però a partire da quest'anno stiamo anche portando avanti uno studio per iniziare a costruirlo internamente, come gran parte dell'elettronica che è montata, come la totalità dell'elettronica che è montata sul prototipo. Quindi per fine stagione contiamo di avere i primi prototipi pronti da testare, e durante la prossima stagione l'integrazione del primo inverter sviluppato internamente all'interno del prototipo che andrà in gara. Giusto per avere un'idea sui dati, lavoriamo a 600 volt e come correnti siamo sui 40 ampere in uscita sulla trifase per singolo inverter, massimi ovviamente, cioè sì, come valore diciamo massimo. E l'inverter è basato su transistor IGBT, quello attuale. In futuro ci stiamo muovendo anche noi verso, vabbè, per chi già un po' conosce l'ambiente, verso tecnologie SiC, perché appunto introducono alcuni vantaggi. Ok, poi appunto, quindi il lavoro di quest'anno sarà l'integrazione migliore all'interno del prototipo dell'inverter attuale commerciale. Durante la prossima stagione invece proprio partiamo con quell'autoprodotto per andarci in gara.
Tutto quello che però determina la performance del veicolo, oltre che sia la pacco batteria, sia l'inverter, sia i motori, se non si dà il giusto controllo ai motori, di fatto è tutto pressoché inutile. Per questo motivo, fin dal primo anno, quindi fin dall'anno scorso, abbiamo deciso di sviluppare internamente la centralina che si occupa di acquisire tutti i dati provenienti dal pilota, angolo sterzo, pedale dell'acceleratore, pedale del freno, tutti i vari sensori inerziali e di posizione che montiamo all'interno del veicolo, per cercare di creare una specie di logica che riesca a distribuire la coppia in maniera sensata. Quindi non limitarsi a dare per ogni singola ruota una percentuale, ad esempio 25% per ogni singola ruota, ma creare quello che all'epoca poteva essere un differenziale meccanico per macchina a combustione con un differenziale elettronico, tutto basato su un codice, tutto su un algoritmo scritto da noi. Quindi sia la parte di hardware su cui gira il codice che il codice stesso è stato sviluppato all'interno del reparto. La scheda di per sé ha un microcontrollore, in questo caso un STM32, su cui gira un sistema operativo real-time che riesce a pre che prendendo in ingresso tutti gli input ha un algoritmo di Tor Vectoring, nome specifico per questa, di questa tecnica, che è stato sviluppato in gran parte in ambiente MATLAB Simulink. MATLAB Simulink sono molto comodi per questo tipo di progetti perché riescono a rendere molto più concettuale, visuale tutto il flow che c'è del codice, quindi tra input e output. E una volta che si è realizzato l'intero progetto, tramite l'esportazione di codice riusciamo a passarla in linguaggio C che viene compilato, dopodiché viene caricato sulla scheda. E per fare ciò, ovviamente, alla base c'è tutto uno studio per quanto riguarda la dinamica del veicolo, quindi si va a creare un modello semplificato del veicolo, che può essere un single track, quindi un modello bicicletta, oppure un double track. Si vanno anche a considerare parametri quali i limiti dati dall'inverter, quindi temperatura dei motori, temperatura dei singoli IGBT, oppure anche dei parametri del veicolo. Quindi l'attrito massimo che si può scambiare a terra sulla ruota, quindi anche lì c'è un modello che riguarda la modellizzazione della gomma. E alla fine l'output finale è un messaggio che dice a ciascuno dei quattro inverter che comandano i singoli motori quanta coppia dare. In questo modo quello che si riesce a fare è ottenere un momento in bardante, che è praticamente quando uno sterza il volante, in certo senso fa ruotare la macchina. Si può dare lo stesso effetto non solo con il volante, che ovviamente il pilota fa, ma anche distribuendo in maniera asimmetrica le coppie. Se noi immaginiamo una curva verso destra, se noi alle coppie, cioè alle ruote interne, quindi quelle di destra, diamo meno forza, e quelle di sinistra, che sono quelle esterne, hanno molta più forza, riusciamo a creare un momento, quindi a creare una specie di rotazione. Più questa distribuzione viene fatta in maniera accurata, più le curve si riescono a fare con raggio di curvatura minore, a velocità molto, molto, molto maggiori. Il tutto ovviamente arriva all'unico risultato che il tempo sul giro è molto minore, anche l'efficienza del veicolo può beneficiare tanto, perché questo tipo di controllo può essere fatto non solamente in curva, ma anche in accelerazione o in frenata. In questo modo si riesce a creare non solamente una sterzata dovuta al volante, ma anche dovuta a un controllo indipendente di ogni singola ruota. Ovviamente questo poi si interfaccia anche con il Tor Vectoring, col mondo driverless, perché ovviamente non si limita all'input del pilota, ma a seconda anche delle richieste che fornisce il computer di bordo, si va a creare lo stesso effetto con il pilota virtuale, diciamo, che viva all'interno del computer. Allora, adesso diamo uno sguardo invece a quella che è tutta la parte di acquisizione dati, quindi come dicevo prima, parte fondamentale del lavoro del veicolo. Perché? Perché è quello che permette intanto di capire, sicuramente, vabbè, per questioni di sicurezza, quindi mentre la macchina sta girando, gli ingegneri di pista possono vedere in tempo reale quelli che sono i parametri critici del veicolo. Partanti da monitorare, appunto, sono temperature dei motori, temperature del pacco batteria, le tensioni delle celle e ad esempio la corrente di scarica del pacco batteria, ma non solo, perché l'altra parte veramente fondamentale è che sia chi si occupa di dinamica del veicolo, sia proprio per questioni di progettazione,
avere un'idea di avere appunto un'acquisizione dei dati dei sensori che sono in macchina permette di sviluppare ulteriormente il veicolo. Ad esempio, permette di avere feedback su come si comportano le sospensioni, su quello che è il funzionamento dell'aerodinamica e sull'efficienza dei rotismi, per esempio. E quindi appunto la parte di acquisizione dati viene portata avanti appunto per questi motivi. Cosa facciamo all'interno del reparto? Partiamo dalla scelta dei sensori e dall'integrazione nell'impianto elettrico del prototipo, quindi c'è tutta una parte di studio di quelli che sono i requisiti che ogni sensore deve avere, dal fatto del riusciamo a leggere o non riusciamo a leggerlo fino ad arrivare a risoluzioni, drift in temperatura, dipendenza dalla tensione di alimentazione, insomma, dobbiamo fare uno studio molto accurato su quelli che sono i parametri che poi andranno a influenzare le nostre letture. E poi quello che facciamo è progettare l'hardware necessario per acquisirli, quindi partiamo dai convertitori analogico-digitali che servono per campionare le uscite dei sensori, fino ad arrivare poi al sistema che prende questi dati, appunto, li digitalizza, li invia sul bus della macchina, che nel nostro caso è un CAN, e più di un CAN veramente, ne utilizziamo due, due riservati solo all'acquisizione dati. E vabbè, per chi non sapesse cos'è un CAN, è un bus seriale che permette di inviare dati. Funziona, potete pensare, potete immaginarvi, tipo quasi come se fosse un Ethernet, velocità molto più ridotta, però dà una semplicità di utilizzo, una robustezza adatta all'utilizzo in un ambiente automotive. Quindi i dati appunto vengono acquisiti molto vicino al sensore perché soprattutto in un veicolo elettrico è molto facile sporcare i segnali con interferenze elettromagnetiche. E poi vengono digitalizzati, inviati sul bus CAN e alla fine c'è un'altra centralina che è quella che vedete nella foto in alto che ha principalmente due compiti. Il primo è quello di prendere questi dati e salvarli su un supporto di archiviazione perché ad altissima frequenza, perché appunto è quello che viene utilizzato poi per fare l'analisi dati per studi futuri e sviluppi ulteriori. E il secondo compito invece è quello di trasmetterli utilizzando una radio a una stazione di telemetria. Per scendere più nel dettaglio su quello che è il nostro impianto di telemetria, appunto abbiamo la gran parte dei sensori concentrati nel pacco batteria, che qua non è rappresentato, cioè sì, è rappresentato nel blocco Accumulator Management System. Abbiamo due IMU, che sono due appunto sensori in grado di leggere accelerazioni del veicolo, velocità angolari e proprio l'angolo, la direzione che ha il veicolo rispetto a un angolo fissato. E appunto poi abbiamo invece la maggior parte dei sensori concentrati appunto nei gruppi ruota. Sono tutti sensori analogici, quindi abbiamo due moduli di acquisizione analogica, uno nel front e uno nel rear. Tutti questi moduli comunicano sui CAN bus di cui vi parlavo a quella che è la nostra data control unit, che è la centralina in grado di immagazzinare i dati su un supporto di archiviazione. È poi collegata a un transceiver, fino a DP12 era stato un XB, adesso ci stiamo spingendo su qualcosa che abbia un throughput un po' superiore. E appunto il transceiver è in grado di comunicare con in broadcast, quindi possiamo avere più ricevitori su diversi computer che possono essere collegati appunto a un computer normalissimo per visualizzare i parametri da bordo pista. E poi abbiamo anche una stazione di telemetria che è un computer assemblato all'interno di una valigia sostanzialmente, che permette di vedere i parametri a bordo pista con una certa comodità perché appunto ha due schermi e un'antenna a lungo raggio, quindi nei test diventa abbastanza fondamentale. E, cosa sviluppiamo noi di questo? Sviluppiamo tutti i moduli di acquisizione, quindi sono progettate da noi sia software che hardware, la data control unit, le data acquisition unit che sono i convertitori analogico-digitale, le IMU sono progettate da noi, tutta la parte di battery management system, l'hardware della trasmissione, appunto della telemetria remota e tutti i software che girano su queste schede, incluso anche il software, l'interfaccia grafica che utilizziamo su PC per visualizzare i grafici in tempo reale. Ok, sì, quindi per telemetria dovremmo aver detto tutto. Passiamo a un altro delle parti fondamentali del reparto, che è la parte di controllo di sicurezza del veicolo. Quindi allora, già a partire dal regolamento vengono richiesti molti moduli per
per garantire un funzionamento sicuro del veicolo. Noi ci occupiamo di implementarli appunto ogni anno all'interno dell'impianto, cercando di impattare nel modo minimo possibile su quelle che sono le performance del veicolo. Quindi, ad esempio, uno di questi componenti richiesti è l'Attractive System Active Light, che è questa luce che segnala se c'è tensione o no fuori dal pacco batteria, e viene posta in cima al menu. È un esempio molto interessante perché richiesta per sicurezza deve essere molto visibile, impatta tanto anche su quelle che sono le prestazioni del veicolo in termini di aerodinamica. Quindi dobbiamo cercare anche di riuscire a dargli la forma il più aerodinamico possibile per evitare questi effetti sull'aerodinamica del veicolo. Vabbè, altra scheda che sviluppiamo all'interno del reparto è il BSPD, che è in grado di capire quando la macchina sta richiedendo coppia mentre il pilota sta frenando, quindi vuol dire che c'è un problema che appunto in tutta la catena che va dal sensore fino al controllore della coppia, e quindi deve spegnere il veicolo. Ci occupiamo dell'Insulation Monitoring Device, unica scheda di sicurezza comprata perché viene richiesta dal regolamento che sia acquistata o certificata equivalente, con una procedura che sostanzialmente non aggiunge niente alle performance del veicolo. E ci occupiamo anche della gestione degli SCS, quindi quei segnali molto importanti per il funzionamento della macchina, come ad esempio gli encoder sui pedali. E sono quei segnali senza dei quali la macchina potrebbe non rispondere correttamente e magari andare a muro quando il pilota sta frenando. Quindi viene svolto tutto un lavoro sul fatto sia di leggerli nel modo migliore per capire quello che sono i comandi del pilota, sia però di fare in modo che anche nel caso in cui il sensore si dovesse rompere o il cavo tagliare o dovessero esserci delle infiltrazioni di acqua, ad esempio nel sensore, il veicolo risulti sempre in uno stato sicuro, che è quello appunto spento, e non che prenda iniziative di suo. Ci occupiamo dello shutdown, quindi di quel circuito che attraversa tutto il cablaggio della macchina, tutto l'impianto elettrico, e permette di isolare completamente la batteria in caso di errori. Ultima cosa, direi la realizzazione dell'impianto ad alta tensione, quindi è un cablaggio dove tutto un assieme dove qualsiasi errore potrebbe risultare in problemi molto gravi, quindi appunto adottiamo tecniche che sono all'avanguardia all'interno sia in ambito motorsport ma anche industriale, proprio per garantire questo funzionamento corretto in ogni situazione. Allora, passiamo adesso alla parte di interfaccia col pilota, di cui magari Mario, perché... Ok, allora adesso vi parlerò di quest'altro aspetto importante del nostro sistema elettronico, che è appunto quello è l'interfaccia tra macchina e pilota. Esso è principalmente costituito dal volante. Potete vedere in alto un'immagine del volante completamente assemblato e in basso invece un'immagine di quello che c'è dentro, che è quello su cui lavoriamo noi, il nostro reparto, che è essenzialmente tutta l'elettronica necessaria al suo funzionamento. Il progetto del volante è diciamo, un'unione di più aspetti che possono essere la progettazione di una scheda elettronica, lo sviluppo di software, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista grafico, e anche un'interfaccia molto interessante con altri reparti, come avviene ad esempio col pacco batteria, come aveva detto Giorgio. In questo caso c'è una forte sinergia tra noi e il reparto di driver interfaces, appunto per alloggiare l'elettronica nel poco spazio disponibile che c'è all'interno del volante, oppure, se la volete vedere al contrario, costruire il volante intorno all'elettronica. Il volante ha due compiti principali. Il primo è quello di gestire gli input del pilota. Questo lo fa banalmente tramite alcuni pulsanti rossi che vedete in alto a destra e in mezzo in basso. Tramite degli encoder a rotella, che purtroppo si vedono un po' poco qua, comunque immaginatevi i volanti Formula 1, tramite dei selettori il pilota può andare a interagire con il controllo del veicolo, modificando le mappe e quindi andando a variare i parametri che poi vengono utilizzati al torque vectoring, ad esempio per decidere quanto è aggressivo il comportamento dell'auto o quanto invece è più dolce. Si occupa poi un'ultima cosa sugli input, poi ci sono anche dei paddle posteriori che servono anche quelli per variare velocemente
i parametri, abbiamo due encoder per i pollici che si vedono leggermente a rotella rossi, e infine in alto, a destra e a sinistra, dei LED ad alta luminosità che servono all'auto per segnalare al pilota un problema improvviso, ad esempio lampeggiando di rosso. Quindi il pilota viene richiamato all'attenzione e a guardare il display e capire cosa non va. Sul display, ad esempio, possono apparire dei parametri critici del veicolo, come possono essere temperature del pianto frenante, temperature pacco batteria, e il pilota, ancor prima che gli venga comunicato in cuffia dalla stazione di bordo, è in grado di capire se c'è qualcosa che non sta andando come dovrebbe. L'altra cosa di cui si occupa appunto Palante è di dare un output, come vi dicevo, tramite principalmente un display. La scheda è totalmente realizzata da noi, e come anche il software che gestisce la grafica, tramite utilizziamo dei software specifici per appunto progettare questa grafica, e tutta la parte di logica che invece comunica col veicolo, che va un po' a agganciarsi con la parte di cui vi parlava prima Giorgio, di controllo del veicolo, perché appunto molti parametri vengono definiti dal pilota mentre guida. Vi parlo sempre io di quello che è un po' il processo che noi seguiamo quando realizziamo le schede elettroniche, che è una delle nostre principali attività. Allora, principalmente si parte da una specifica di progetto che può essere dettata o da regolamento o da nostre esigenze. Si fa un primo prototipo di schematico o comunque di schema blocchi per identificare quali saranno le parti della scheda, e dopodiché si passa a testare in modo rapido tramite delle basette di prototipazione quelli che sono i componenti, magari i più critici, che magari storicamente nel team non sono mai stati usati, oppure su cui bisogna ricavare dei parametri. Mi vengono in mente dei test che sono stati fatti sul pacco batteria per ricavare dei parametri di alcuni sensori di temperatura, o comunque semplicemente di componenti di cui vogliamo verificare il corretto funzionamento. Durante questa fase utilizziamo alcuni strumenti fondamentali come possono essere oscilloscopi, multimetri, generatori di funzione, oppure strumenti più complessi come magari il CAN debugger o simili. Infine, una volta che abbiamo scelto i componenti che abbiamo testato, quelli che dovevamo testare, passiamo alla progettazione vera e propria, che è quella che ci porta dalla specifica ad avere la scheda progettata. Nella prossima slide vediamo la suddivisione in tre macro parti della progettazione. Allora, prima di tutto abbiamo deciso quali sono i nostri componenti e in un qualche modo dobbiamo connetterli tra di loro, e questo viene fatto ad alto livello tramite uno schematico in cui ad ogni componente è associato un simbolo che lo rappresenta in qualche modo. Una volta che abbiamo realizzato lo schematico, c'è una parte, prima di passare proprio alla progettazione fisica della scheda, c'è una parte molto importante e che spesso viene un po' sottovalutata dalla progettazione, ovvero quella di realizzare la BOM, cioè la Bill of Material, che è una lista che associa praticamente ad ogni componente fisico il suo componente commerciale. Calcolate che ogni scheda può arrivare ad avere centinaia di componenti, e noi produciamo decine di schede alla fine su tutta l'auto, e quindi stiamo parlando di decine, di centinaia, se non migliaia di componenti. E quindi è molto importante la gestione del loro acquisto, e l'assegnare un codice a ognuno, e comunque di avere un'organizzazione da questo punto di vista. Quindi, una volta assegnato il componente commerciale, e con questo intendo decidere da che fornitore comprarlo e quale tra i tantissimi modelli di ogni singolo componente, allora a quel punto si può passare a quello che viene chiamato layout, ovvero la progettazione fisica proprio della scheda, di come voi la vedete quando la avete in mano. Nella layout
praticamente consiste nel posizionare i componenti ognuno al loro posto, secondo delle buone pratiche che si ha la possibilità di imparare all'interno del team e rispettando quelli che possono essere i vincoli meccanici oppure i vincoli imposti da ogni singolo componente per il funzionamento. Banalmente, un esempio è il DC-DC converter, che è un convertitore di tensione dall'alta tensione del pacco batteria a una tensione bassa che serve per alimentare le schede. È un componente che ha molta dissipazione termica, quindi ha il bisogno di montare un dissipatore, e in quel caso lì, questo è un esempio, serve che intorno al componente non ci siano altri componenti, che comunque la scheda abbia una configurazione adatta all'utilizzo reale del dispositivo. Una volta finita la progettazione, c'è la fase di produzione, che è gestita esternamente dal reparto, per ovvi motivi, perché servono processi industriali molto complessi. Quello che facciamo internamente è l'esportazione dei file di produzione. Praticamente, per farvi capire in breve, le schede sono fatte a layer, a strati, da 2, 4, 6, anche di più, noi al massimo facciamo da 6, e ogni singolo layer rappresenta delle piste di rame, e tutti i layer uno sopra l'altro formano la scheda. Noi esportiamo questi singoli layer, ognuno corrisponde a un file, e li inviamo al nostro produttore, che sono alcune aziende che ci sostengono da questo punto di vista, e produciamo in pannelli, come potete vedere nella foto centrale, le schede. Dopodiché, le schede, una volta prodotte, ci vengono inviate ai nostri sponsor, e in alcuni casi possono essere saldate da loro o saldate in parte. In altri casi, invece, ci occupiamo anche della saldatura noi in casa, principalmente saldatura a stagno dei componenti. E al loro collaudo, parte fondamentale. Una volta presentata la scheda, ovviamente, dobbiamo prima testare a banco che funzioni per poi andare a montarla in auto. Questi qua sono alcuni esempi di nostre schede. Vedete a sinistra la Power Supply Unit, che è la scheda che va a distribuire la potenza a tutte le altre schede del veicolo. Essa è un po' il cuore del sistema elettronico, proprio perché confluiscono in essa tutte le dorsali al cablaggio. Difatti potete vedere che alloggia molti connettori. In mezzo il BMS Slave, che è la scheda di cui vi parlava prima Giorgio, che va all'interno del pacco batteria, alla quale venivano l'anno scorso avvitate i segmenti di celle. E infine a destra la scheda del volante che abbiamo visto prima. Questi sono solo alcuni esempi delle schede che produciamo noi in casa. Allora, altra parte fondamentale del reparto, diciamo, complementare a quello che è lo sviluppo hardware, lo sviluppo software, perché appunto si possono avere ottime schede, un'ottima elettronica, ma che alla fine è quello che porta a casa la funzione della scheda e che porta a casa la performance del veicolo, è appunto il software che gira sulle schede. Quindi, allora, noi principalmente, il linguaggio principale che utilizziamo è il linguaggio C per scrivere i firmware per i microcontrollori, quindi principalmente facciamo programmazione embedded. Prevalentemente siamo centrati sulla famiglia STM32, quindi microcontrollore 32-bit di STMicroelectronics, che ultimamente stanno avendo una diffusione molto elevata anche a livello industriale, quindi è sicuramente una competenza che può essere utile anche al di fuori del team e vengono utilizzati anche in alcuni corsi a Poli. E appunto vengono programmati direttamente in C, questo perché essendo un microcontrollore comunque non è proprio come su un computer dove si possono considerare quasi infinite le risorse che si hanno a disposizione, ma conta molto anche la parte di ottimizzazione, di scrivere un codice che sia veloce e soprattutto che sia real time, quindi che riesca a portare a termine le funzioni che deve portare a termine in tempi prestabiliti, diciamo, con frequenze prevedibili. Per ottenere questa cosa facciamo anche ampio utilizzo di software operativi real time, un esempio è FreeRTOS,
permettono appunto di avere già una struttura un po' più complessa rispetto a quello che è un semplice codice per microcontrollore, integrando anche proprio uno scheduler vero e proprio, quindi si definiscono delle task che la scheda deve eseguire a frequenze fissate, con priorità fissate, a seconda di quella che è l'importanza appunto della funzione che sta svolgendo. E questo permette di schedulare nel tempo e ottenere un'esecuzione che sia real time. Poi, secondo linguaggio utilizzato, è il C++, principalmente per le interfacce grafiche, cioè noi abbiamo due interfacce grafiche sviluppate su embedded, quindi un microcontrollore che controlla uno schermo ad elevata risoluzione alla fine, perché non sono, cioè utilizziamo praticamente solo schermi a colori LCD. E vengono scritte principalmente in C++. L'ambiente che utilizziamo è TouchDFX, che è un ambiente strettamente integrato con quella che è la famiglia di microcontrollori STM32. Altro software sviluppato all'interno del reparto è l'interfaccia di telemetria per PC, che viene sviluppata in Java. Dopo vi faccio vedere qualche screenshot, ed è un software standalone per computer che può essere installato su qualsiasi computer, ed è quello che utilizziamo in pista per capire le performance della macchina. Per quanto riguarda invece la parte di modellizzazione e di analisi dati, facciamo molto uso dell'ambiente MATLAB e Simulink, questo perché appunto grazie ai suoi toolbox è, diciamo, uno degli ambienti più comprensivi, più completi, ambienti software più completi che ci sono al momento sul mercato, molto ampiamente utilizzato anche all'interno dei corsi universitari, e appunto con una discreta quantità di funzioni software utilizzabili. E molto utile appunto anche all'esterno del team, direttamente anche nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece gli algoritmi, i firmware più avanzati, quindi stiamo parlando sostanzialmente di torque vectoring, BMS e firmware dell'inverter, è da qualche anno che portiamo avanti la generazione di codice direttamente da Simulink, quindi il software non viene più progettato solo da riga di testo, ma si utilizza un misto fra codice in C e modelli Simulink che integrano le funzioni che poi la scheda deve andare a svolgere, quindi ci saranno, ad esempio, viene molto interessante generare un codice direttamente da Simulink quando all'interno del firmware che si sta progettando si hanno tanti controllori. In quel caso il PID lo posso vedere direttamente come un blocchetto PID, per esempio, e poi quindi avere una comprensione molto più facile del software che mi permette di fare anche controlli più spinti dal punto di vista ingegneristico rispetto a quello che si fa utilizzando un codice scritto proprio testualmente. E poi questo software disegnato su Simulink può essere generato e con certi accorgimenti e ottimizzazioni caricato su quelle che sono le schede che sviluppiamo nel reparto. Come esempio, per quanto riguarda il software, un'interfaccia, appunto, questa che vedete è l'interfaccia di telemetria dello scorso anno. Cosa permette di fare? Vabbè, brevemente abbiamo pagine di grafici personalizzabili, quindi si possono scegliere di vedere plottate in tempo reale i parametri della macchina mentre sta girando. Abbiamo un'interfaccia, una dashboard, quindi un'interfaccia che permette di vedere quelli che sono i parametri principali per il pilota. E abbiamo una lettura di dati raw per fare un debug remoto, quindi non vediamo il grafico del dato che stiamo cercando, ma vediamo il valore istante per istante. Questo è molto utile quando bisogna fare debug, quindi quando magari bisogna guardare quel flag che ti spiega perché il motore non sta partendo, e poi vabbè, perde un po' la sua utilità invece in gara quando tutto è collaudato, però permette anche di fare questa funzione che ci fa risparmiare tempo quando dobbiamo debuggare la macchina in pista. Altro software su cui invece spenderei due parole in più è quello del torque vectoring, quindi è il software che permette appunto il calcolo della distribuzione di coppia e rappresenta quello che è appunto forse assieme al software del BMS il flusso per la progettazione dei software più complessi che abbiamo in macchina. Quindi si parte progettando un modello in ambiente MATLAB e Simulink, che include sia le funzioni di più basso livello, quindi magari accendi la luce dello stop quando il pilota frena, per arrivare fino al calcolo della distribuzione di coppia ottimale. E appunto, una volta che il modello è progettato in Simulink, abbiamo la generazione del codice per microcontrollore. Appunto, viene generato come sotto forma di delle funzioni che poi vanno chiamate periodicamente all'interno del software del microcontrollore ed eseguono quelli che sono i vari controlli che servono per far funzionare il veicolo. Una cosa interessante che abbiamo iniziato a partire dallo scorso anno e stiamo portando avanti è
e quello delle validazioni utilizzando le tecniche di Hardware in the Loop. Noi abbiamo una collaborazione già avviata con ETAS, azienda leader nell'elettronica automotive, e grazie a questa collaborazione appunto abbiamo accesso a dell'hardware appunto per le tecniche dell'hardware in the loop. Cioè, cosa succede? Prima ancora di avere la macchina a disposizione, noi abbiamo dei computer fatti apposta per questo scopo che hanno input e output analogici e digitali programmabili su cui possiamo far girare un modello Simulink della macchina. Quindi noi abbiamo il modello fisico della macchina che gira su questo computer, abbiamo la scheda dall'altra parte che è già pronta per essere inserita in macchina, ma non abbiamo ancora l'impianto, quindi collegando scheda e questo computer, quello che facciamo è utilizzare il computer per simulare quelli che sono gli output dei sensori. Quindi magari abbiamo, non so, partiamo da un'acquisizione GPS di un giro di pista, simuliamo quelli che sono stati, anche grazie alle registrazioni dell'analisi dati, quelli che sono stati ad esempio la posizione del pedale acceleratore piuttosto che la velocità del veicolo o il freno, insomma, porta scambiata a terra, e utilizzando questi dati vengono appunto caricati sul computer per l'hardware in the loop, genera gli input adatti per essere letti dalla centralina, la centralina su cui abbiamo caricato il software li prende, li elabora, e dà in output le coppie motori come farebbe in macchina. A questo punto non abbiamo connesso un inverter vero e proprio, ma i dati vengono inviati di nuovo al computer per l'hardware in the loop, che permette di elaborarli, fare ulteriori calcoli e alla fine visualizzarli come grafici. Quindi praticamente possiamo testare tutta la catena dalle cose più semplici, dal pilota ad esempio che preme il pulsante per accendere la macchina, fino ad arrivare a un giro di gara, completamente a banco utilizzando praticamente la scheda e questo computer esterno che fa da simulatore di quello che è il mondo con cui andrà a interfacciarsi la scheda. Cambiando completamente argomento, uno degli ultimi grossi compiti del reparto è quello di far funzionare l'impianto prendendo tutti i moduli e collegandoli assieme, quindi la realizzazione del cablaggio del prototipo. Allora, brevemente, perché è una fase che noi curiamo, a cui noi teniamo molto e che curiamo con molta attenzione, perché in un prototipo elettrico, appunto, un po' lo stesso discorso di prima, si possono avere magari le centraline migliori e i sensori migliori, ma se il cablaggio non permette la comunicazione corretta, il veicolo diventa estremamente inaffidabile. Quindi i requisiti principali, intanto, vabbè, la distribuzione dell'alimentazione a tutti i moduli dell'impianto elettrico e permettere la comunicazione fra schede e fra sensori. Non solo, si aggiungono anche molti requisiti meccanici, cioè resistenza a vibrazioni e sollecitazioni. L'esempio principale sono le piegature ripetute, come succede ad esempio sui gruppi ruota o ad esempio cablaggio del volante. E quindi va data anche tutta una certa resistenza meccanica tra connettori e cavi, per fare in modo appunto che tutte le connessioni siano veramente affidabili. Poi, con il fatto che il veicolo è un veicolo elettrico, c'è anche tutta una parte di studio della minimizzazione dell'impatto delle interferenze elettromagnetiche sul sistema, quindi come andare a schermare nel punto giusto senza aggiungere troppo peso al veicolo, perché la schermatura ovviamente è una cosa che aggiunge peso, riuscendo a mantenere però tutti i segnali il più possibile affidabili. Abbiamo anche la classica resistenza ad umidità e polvere, perché gareggiando su una pista vera, questi sono problemi che ovviamente finché si testa a banco in officina non emergono mai, ma appena si porta la macchina in pista, dopo il primo giorno di test, il fondo della macchina è già pieno di polvere, sabbia, e nel caso in cui, appunto, succede spesso che si testa anche con un circuito umido bagnato, e anche la resistenza all'umidità è molto importante. Poi non solo, perché in gara vedrete nel regolamento che viene richiesto il rain test, quindi prima di poter gareggiare, quello che succede è che fanno la doccia alla macchina per 2 minuti e deve resistere per un totale di 4 minuti. Dopo questi 2 minuti con l'acqua che viene mandata sulla macchina, 2 minuti senza acqua sulla macchina, solo lasciandola appunto scorrere, e la macchina deve resistere accesa senza spegnersi, quindi anche proprio la parte di affidabilità meccanica del cablaggio dell'impianto è estremamente importante. Come realizziamo il cablaggio? Allora, partiamo, come per ogni pezzo progettato nel reparto, da una progettazione molto dettagliata. Quindi prima cosa viene definito uno schema blocchi molto generale,
quindi che definisce tutti i moduli che montiamo in macchina e le connessioni proprio a livello logico, quindi come macro gruppi. E questo è utile per avere un overview, una visione generale dell'impianto della macchina. Poi si passa allo schematico, dove i blocchi vengono sostituiti da altri blocchi più dettagliati, perché sono dove vengono rappresentati tutti i connettori, tutti i pin che avrà ogni scheda, ogni sensore. E in questa fase vengono anche disegnate, viene anche disegnato proprio ogni singolo cavo, da che punto deve essere tirato. E il risultato, appunto, è quello che potete vedere qui nell'immagine, è uno schema, questo è dell'impianto a bassa tensione, è uno schema molto complicato. In parallelo allo schematico viene anche fatto un CAD 3D del cablaggio, quindi utilizzando appunto un software di CAD tridimensionale. Si aggiunge al modello CAD della macchina quello che è tutto il CAD del cablaggio. Questo perché serve? Perché permette di avere, intanto di definire già prima di avere il veicolo, la lunghezza dei cavi e le curve che andrà a fare, per evitare che poi si intersechino con altri componenti in macchina. Questo è anche utile perché permette di esportare le formboard, cioè partendo dal 3D del cavo riusciamo ad appiattirlo su una tavola, a stampare questa tavola in scala 1 a 1 e a tirare i cavi seguendo quella che è la traccia sulla tavola 1 a 1. Quindi tutto questo serve perché è l'unico modo per riuscire ad ottenere un cavo che sia molto isolato, molto robusto in ogni suo aspetto e per essere sicuri di non sbagliare con lunghezze e con pinout. Anche in questo caso è necessario creare una bill of materials, quindi scegliere quali cavi, quali componenti fisici proprio utilizzare, e la pinout dei connettori, quindi molto utile anche in fase di debug. Bisogna definire proprio ogni pin di ogni connettore, quale segnale andrà a portare una volta messo in macchina. Poi, niente, alla fine avviene la fase di produzione, quindi noi curiamo molto anche questa fase, utilizziamo tecniche che sono all'avanguardia nel campo motorsport e appunto alcune che derivano anche dagli standard militari, e sono appunto, allora, in primis il concentric twisting, che è la tecnica che permette di ottenere cavi sempre avvolgendo appunto i cavi lungo layer paralleli in direzioni opposte, consente di avere cavi sempre a diametro costante, molto flessibili, molto resistenti anche alle curve e piegature ripetute. E appunto quello che vedete in foto, vabbè, è l'esempio di un cablaggio fatto con concentric twisting da professionisti, tecnica utilizzata in motorsport a livello molto alto, appunto. Utilizziamo ad esempio i service loop sui connettori, quindi vengono fatti questi riccioli prima che il cavo entri nel connettore, per fare in modo che quando il cavo viene piegato vicino al connettore non ci siano rotture all'interno del cablaggio, appunto. E facciamo anche ampio uso di termorestringenti, quindi guaine termorestringenti per dare un ulteriore layer di protezione meccanica al cavo, e bute collari, che sono sempre guaine sagomate in modi particolari per permettere di ramazione, per rinforzare il vetro dei connettori. Quindi sono tutti accorgimenti che portano via anche parecchio tempo, che però permettono di ottenere una qualità superiore in quello che è il cablaggio che si ottiene. E niente, a livello di lavoro del reparto, bene o male, l'introduzione, abbiamo direi completato un'introduzione su quello che è il lavoro del reparto. Adesso non so, vogliamo fare magari due parole su perché può essere. Allora, direi recap in English now, just to be. E se da caso magari avete già qualche domanda, potete scriverla in chat. Magari voi preparate, se già sentite delle domande o qualcosa, ripetiamo rapidamente in inglese e poi dopo proseguiamo con la parte finale di team e test d'ingresso, magari. Riprendiamo con la Sì, presentazione. partiamo dall'inizio. Ok. E farla tu. Così Ci vedo. spariamo tutti in inglese, via. Facciamo le stesse Stesso cose di prima in inglese. parte. English. Riassunto. Riassuntino, Ok, velocissimo. so we are the Electronics Powertrain Department of the Formula Student Team of Politecnico di Milano, it is Dynamics PRC. And in this slide, you can see an image, a picture of the assembly of the previous year of what we designed in our department. So, in macro areas, we designed the tractive system accumulator, that is the battery that powers the vehicle during racing racing events and tests. We are responsible for the integration of the powertrain inside the vehicle for this year, because it's a commercial powertrain. And starting from this year, we are designing our own motors and motor controllers.
We do vehicle control, so we design the control unit of the car and the algorithm that is uploaded on this control unit to control the torques that we send to each wheel. And we work on telemetry and data acquisition, so all the system that is responsible for sampling signal from sensors, sending them to a remote telemetry station and storing them on a mass support device. And we also work on the safety of the vehicle, so all the safety features required by the rules and other things, other features that we want to add because it's quite a dangerous prototype because it has higher voltage, high currents involved. So it has to, we have to be really careful when working on that. Regarding the battery pack, we start from the modeling and choice of actual cells. Then we study how to integrate them and configure them. So we choose the number of series and parallel cells to put in the pack. And we study all the, and the design of the mechanical stuff that goes around. So cages and airflow. So we have an integration with other departments, cooling and all the mechanical stuff. And since, as Giorgio said, it is really dangerous to work with these systems, we have a battery management system, which is standard on lithium-ion batteries, actually. And it's responsible for the measuring and monitoring of cell voltages, temperature, current, all the system critical signals. And we also develop algorithm to limit the current and power output of the battery pack, so not to reach critical conditions. And we also have algorithm to estimate the state of charge of the battery, which is not a measurable parameter. You can see the two main part of the BMS system, the low voltage logic ray, that way, and the actual board that interfaces directly with the boards of the last year prototype. We also monitor the balancing during the charging process. We monitor and perform balancing of the cells to guarantee the maximum charges actually stored in the battery and to avoid a different level of aging of the batteries. Okay, so regarding the powertrain, in the picture you can see the last year's motor controller, and for this year we are also integrating this one inside the vehicle by varying physical parameters, but the electrical part is identical to the last year. The same thing for the motors, we are just working on integration, but starting from this year we are developing our own motors and the motor controllers. So in this year, we will start with the first test, and if everything goes as planned, the next prototype will probably have motors and motor controllers designed by our team. We are also in charge to develop the brain of the vehicle control and like the board and the algorithm which control the torque per each wheel. We design it thanks to MATLAB Simulink, and then we generate the code and put it inside the board that we have designed. We start from simple vehicle models, like a simple truck, and then we can go with high difficult ones like double truck and a multibody. And then we, thanks to the input coming from the sensors, like on the pedals, on the steering wheel, GPS and inertia measurements one, we estimate the best distribution to minimize the radius of the corners and obtain higher speed on corners. Also, traction control and ABS are made thanks to the torque vectoring algorithm, which is designed and works inside this board. So we are we also work on data acquisition, and the main goals are to acquire data for safety purposes, of course, because we monitor temperatures and voltages the cells, for example,
And data is also really useful to work on the performance of the prototype in the current season, so to vary, to tune some parameters to get the best performance possible, but also to develop in the following seasons a better prototype. So with the data, you can understand where the vehicle was performing well, where there were some problems, and how to manage to improve these situations. We design all the data acquisition systems. So we start from the choice of the sensors with their main parameters. We design the hardware modules that are necessary for acquiring analog signals, for example, but also digital ones. We then design the module that stores the signals and that sends data to our telemetry station, because we have a telemetry station with the software. And for all of these submodules that you can see in the graph below above, we develop also the software part. So it is a really important part, because it is the one that gets the work done. Are you the operating system, like in 2 weeks, or We use for the more complex systems, we use a real-time operating system. It is a free RTOS, and yes, it is the main operating system that we use. For the safety part, we develop all the boards that are required by the rules, so the tractive system active light and the brake system plausibility device, by paying attention on the integration of these modules with the rest of the vehicle. We manage the inflation monitoring devices, and we manage all the system critical signals, so the signals that can make a difference in dangerous situations, and by trying to keep them always in a way that if they fail, the vehicle is in a safe state. We designed the shutdown circuit, that is the circuit that allows us to shut down safely the car if there are problems. And we build the high voltage system by paying particular attention and using standards that are used in professional motorsport environments and also military aerospace situations. We also develop the electronics responsible of the interaction between the pilot and the car. You can see here the steering wheel, the dual assembly, and the electronics inside. The main goals of this device are the managing of the inputs of the pilot through buttons, encoders, and rotary encoders. And it's responsible of the managing of the images displayed on the display with all the data regarding the status of the car. And it's an example of the collaboration of our department with the driver interfaces department. Now, talking about the workflow that we are used to follow, we realize a sketch schematic, and then we are responsible of the testing of some components. And when we are sure that all these components are okay, that they are suitable for our applications, we pass to the real project of the printed circuit board. That is divided in three main phases: the schematic, in which we connect all the components, the bill of material, in which we assign to every component its commercial code, for example, and we decide on where to buy it, essentially. And at the end, there is the physical layout, in which we realize the physical board. I see that you have one in your hand, so
I imagine you you know this thing, so I will be really quick. This is the production phase. We export the production files. We give it them to our sponsor for the production, and then we are responsible of the testing and soldering of the boards. These are essentially three example of a free board that we realize. So speaking of software development, we main code in C language because the majority of our softwares are firmware for microcontrollers. In particular, we use the STM32 family from STMicroelectronics. And we also use C++ for designing the graphical interfaces that we have on, for example, the steering wheel and the battery charger. We develop the interface for the telemetry software that is developed in Java language. And we use also MATLAB and Simulink for modeling. So for example, for the battery model and to do data analysis, for example, on results of tests. We also use Simulink to generate code directly for boards. So some codes, such as the battery management system code and the vehicle control unit are designed in Simulink, and then we generate code and we upload them on the respective boards. These are some screenshots from the telemetry software. We have a page with graphs for showing the data in real time. We have a dashboard that is used to plot the main parameters to the track engineer, and a raw data page to show raw data with during the bug sessions, for example, at track tests. Another software that is really important is the torque vectoring software, and it is designed in the MATLAB and Simulink environment. It is then we generate code, like I said before, for the STM32 microcontroller. But the interesting part is that starting from the last year, we use Arduino-in-the-loop techniques to validate the software. So we have a module that is like a computer that can have, it is optimized to run software in real time and have analog and digital inputs and outputs. So we put a Simulink model on this particular computer and the real firmware on the board. The Simulink model is the model of the car where are represented, for example, all the sensors. So we run on this particular computer a simulation, for example, of a lap in the track. It generates all the inputs that the sensor would generate during the real racing event. We feed them to the board. The board on has its running software on it, so it calculates all the outputs and send the outputs back to the computer that further elaborates that and plot them, for example, on graphs. So an example is that we can take data recording from a lap from previous season. We feed the input into the board before having the whole system built, really built. We test how the software behaves, and then we use the data to compare them with the behavior of the vehicle that we wanted, for example, with a Simulink simulation. It's used to validate algorithm before we have the whole system up and running. The last part of the department is the wiring harness, so we pay particular attention to it because it makes the difference between a good vehicle and a vehicle that is unreliable. And its main goals are to be to give power supply and the communication to all the modules in the system, but also it has some important mechanical requirements, for example, resistance to vibrations, shocks, bending and humidity, for example. We design them starting from a block scheme, then we design a real schematic drawing with all connections represented, and then using a computer-aided design software, we design the 3D model of the wiring harness that is used to decide what are the best positions where to put the cables.
and also to generate the form boards. So real scale, a full scale drawing of how the car, of the how the wire will be when flattened. So we can print them in full scale and then start cutting wires before having the prototype with the correct lengths and without risking to do some mistakes, for example, while printing the pins in of the connectors. We in this phase, we also decide the pinout of all the connectors. And then there is the production phase that is based on concentric twisting, that are all techniques used in professional motorsport environments. So, for example, concentric twisting consists in twisting all the wires in on concentric layers to get, for example, really robust cables and also cost and diameter. For example, we do service loops on the back of the connectors to allow for strain relief in the connection, so that cables don't get damaged behind the connector when, for example, bending it while connecting. And then we use heat shrink tubing and epoxy to seal all the wiring harness because we have to keep it waterproof. Okay, you're welcome. Absolutely. Now we go in English to be just repeat one time. Next Thursday, not tomorrow, but next one, we have the test, the recruiting test. It consists in four main areas. The first one is just like a personal one, when you have to write your experience and what you have done in your past. The second one is a closed part, only for about the rules. So you have to expect between 10 and 15 questions, and you have to choose the only one, the only correct one. Then the third one is again a closed part, where every department put three or four closed questions about their department. So you can expect three questions for aerodynamics and cooling, two questions about chassis, three about electronics, three about driverless. So you have to answer them, and obviously no one can answer them correctly, but you can try to find the best one, and then you can like put a comment. You maybe say, I don't know, but for me this one is correct. So you put your idea and what and why for you it's the correct solution, because it's very important to understand how you can approach to a problem that you maybe don't know how to solve it. And the fourth part, the first three parts are the same for every department, so the test will be the same. The only the difference between the departments is in the fourth part. You can expect three or four open questions. Some departments have three, others has four. You have to answer only two of them. Be careful, don't answer three or four. If you find three or four, just two of them. So choose the two that you think that you can answer better. And those questions are related to the department of your first choice. On the test, you can, if you arrive and you have switched idea, it's not a big deal. But when you go there, you have like the answer for the first and second department choice. So if you want to change idea, apply again to the on the online website and selecting your first and second choice again. In the open questions, sometimes you can find like a problem that you have to solve it. Other times you can find a question which does not have a specific answer. So like it's a very open problem and you have like to put your idea and your thought about how to solve it. So even if you don't know very well the field of that question, maybe just thinking about the problem, you can find anyway the solution. After the written test, we will correct them
maybe in a week, in a week and a half, you will receive in your email if you've passed the written exam, you will be you will receive an email. So check your email that you have written in the applying phase, also in the spam, because sometimes the emails can finish in the spam. It will be we have an oral exam that will be held in Bovisa in our workshop in our office, and if you pass also the oral exam, you will be inside the team. This is all the procedure to be for the recruiting phase. If there's some questions about recruiting the team, the department, questions are welcome, also from home. So, In English, we keep them. I think for everyone, it's not a problem to do the Q&A in English. Okay, given that, don't be shy, please. How many members there are in this department? In this department, at the moment, there are 20 members. And they will be, it's a big department, and think that also in the next year will be about 20-25 people. We have an internal structure, because having this many people is not easy on the coordinator and the head of the department. So we have 8-9 subgroups, just to keep the work in order. So we have each group is composed of 3 to 4 to 5 people. And so for each question, you don't have to go to the head of department, but you can organize yourself just to relieve a bit. Yes, it is. Yes, because every group can work on its part of the car. So, for example, there is the tractive system accumulator group. So, for smaller questions, they can discuss with only the persons in that group. And for bigger problems or to discuss the integration of the accumulator with the rest of the car, we have some meetings weekly that we use to discuss more bigger problems. Talking about, okay. How workflow is going to work? Are you using project management system or just the group of? Okay. We do at the beginning of the season a planning of the workflow of the for all the year. We are really familiar with Gantt diagrams, so with macro activities and time phases. We don't have a software we tried in the past. Maybe it's a thing that we will try again in the future. Because some softwares are really heavy to use. They are not as easy. They can introduce other difficult things to do. So at the moment we have a calendar that is shared among all the team members, and we use OneDrive to enable collaboration between all the team members. That is the main, I think it is like the product of the department. So at the end of the year, we have a OneDrive folder with all the projects that are really well organized and with all the documentation necessary. But for example, if you are talking of softwares, so for example, like Trello or at the moment we are not using such a tool.
And for softwares, we are using GitHub. So we keep trace of everything and with the GitHub. So we never been in a situation that one software have been lost. So like we, thanks to the commit, we are every time up to date and we can like recover one past project. An interesting thing is that in the years, the department has developed a file structure for every single project. So for every project, there is some structure, and anyone in this way is able to know where the files that he's looking for where they are supposed to be. For example, there is the scheme board and BOM and datasheet folder for every project the same way. That's really helpful in some occasions. In the past years, we were doing the big this recruiting in September, October, because when the whole project starts in September, we were hiring new people to start the project and develop it from the beginning. Last year, we switched the beginning in March, April, because we decided to change the approach of the new people. This because we found that hiring people and start developing from the beginning with guys which has no big competencies were difficult for both, like for the new guys which has to learn in very very fast a lot of things, and also the head of department which has to be very constant and present checking all the workflow. So the past year we changed the recruiting in March, April, because we were thinking that something that's very important is the passing of the know-how inside the team. So the car of this year has already been freezed, and now we are producing it. So no more big changes will be done. We hope so. And in the years from March, April to September, when we start the new car, the new guys will have a lot of courses, if you can say, courses where people that are already inside the team, which has a lot of experience, will spread their know-how to new guys, like how to work with softwares, how to program the boards, how to develop the boards inside this kind of department, and so to let an easy starting phase for new people. So you'll be in a very short time be able to do a lot of things that maybe you never were thinking about. Like in 1 month and a half, you'll be able to design a board from zero, and or designing a part of an accumulator container. And also after the first month, and you will learn a lot of new things. You can also start working about some small projects that can put inside this year's car, or a case study for the next year. So in September, you'll be fully able to develop the new car. And also you maybe have already done some case studies that will be the main focus of the new project. We decided to do this change because the first weeks, the past could be a bit difficult because you were facing problems, and maybe you don't have the ability to solve them because at lessons we learn a lot, but what we are doing here, it's not something just theoretical. Also, we faced big issues that we'll see only in the real world and not studying on the books. So we will not be alone. You will be followed by a lot of guys, and you will be placed in the subgroups where there
when there are like older team members that will be help you and solve your problems. Ok. Ma fino a che ora ci hanno dato? Alle 8 in teoria. Alle 8, sì. Ok. Which engineer are you from, guys? And in what year did you enter this program? Yeah. This is really interesting because we are all from automation control engineering, but it's not just mandatory. It's just it's a case. Yeah, pure casualty. There's no main engineering course which is better. Like in the past year, there were a lot of electronic engineer. Now we are a lot of automation engineer, but there's also informatics, electric. In the department, like there's no one kind of engineer that you are searching. In the past, there was also an environmental engineer in the department. So you can understand that if you have the passion and you want to start this kind of project, the most important thing is not what are you studying and what you've studied in the past, but you're hungry to approach new problems and put yourself inside the project. We have just another thing about the year. It is not a problem. Okay, we are we are I think a different year. I am from at the end of the third year. No, in which year enter, we enter, have entered? Ah, enter. No, I think. What was it? Yeah. Enter. Yes. But this is I entered at the first year, and I think also Giorgio in the second year. Second year. So it is not a problem. The year you are attending at a university, because you can enter at the first, like at the first year of the bachelor's, or at the second year of the master degree. It is not a problem because a lot of the competencies that you need in the team are taught by us. So it is not a problem. And also it is really more on what do you want to do, what are you willing to do in the team, that your background at university. That said, for example, it is sometimes useful in the experience that you have in the team can be also useful at university, because for some courses there are things that maybe you are designing a PCB that uses circuits that you learn in the electronic circuits, for example, electronic circuits lessons, for example. What is the evolutionary path every year for the components? Like you said that next year you want to develop the motor internally and the inverter. But do you redesign every component every year, or do you make modifications, or from scratch? It depends on the component. The most important thing is that you use the things you did in the previous, you or your colleagues did in the previous season, to improve the car of the upper year, because our main goal is of course the performance of the car. So for the most components we redesign them from scratch, but after studying all the pros and cons of the design of the previous year. And there are some components that you design one time and then they remain the same because they do not offer advantages in terms of performance. But for example, if that component you at the beginning of the season, you think, okay, I can do this 10% lighter, this is a valid reason to start redesigning the component. It is just an example. And yes, so it is, the car is totally redesigned from scratch every year, but the legacy from the previous seasons is, I think, the most important thing we have to, the most important tool we have to work on the prototype. Since from a regulatory standpoint,
Does it change a lot from year to year, the regulations? Or Sometimes they introduce new rules. They are not critical because they are on a small part of the car, but they can change from year to year. So every year we have to study one time the rules. Sometimes they are really small changes, other times they are bigger, but not the form, for example, the concept of the car is always the same. Maybe the way that some safety checks are implemented can vary a bit between a year and year. And since we are designing, like we have just finished to design our second electric car, we had like 15 years in the combustion competition, and then we have just switched to the electric one. So we have a lot of things to know, to learn from this new field, and this is the reason why we are developing a lot of new stuff every year. In the last year of the combustion era, like quite everything was pretty defined, but even if the car was like very similar to the past one, our approach is to try to innovate every time. Like in the last year of the combustion engine, we had a steering wheel, which was enough. Like you have just to steer and press some buttons. When we decided to implement our first steering wheel with an LED display, with a colored LED display, so we have to design from zero a board which has like an external RAM, an external memory, an interface to a display. Was it necessary? Maybe not, but even if something is not very, very necessary, our approach is to try to do as much as possible. Maybe we can fail, but at least we have learned something. Maybe next I do a new project, maybe this year I will fail, but next year, if it's me, okay, might be the one which come after me has a lot of know-how and a lot of reports of what has worked and what not, so he can start, he or she can start from not from zero but from something. Most of these years, these are the first years of electric, we did one prototype which has been built, so we did a lot of things without having ever used some systems. So in the current year and next season, surely a lot of changes will be made, so a lot of things will be redesigned. There is a big margin of improvement. Like the rules has changed a lot this year, because in 2021 there were three categories: combustion, electric, and driverless. And now that the rules, maybe that you are already studying, you've seen that there's only two categories, the combustion and the electric one. This because driverless has been included in the categories. So the vehicle of this year will be drivable by the driver and by the computer. And nothing like the safety and the dimension has changed. But for us that past year have designed an only electric car, we had to change a lot, putting also all the sensors, the computers, and the actuators, but also like the interface between the autonomous system to the electric one. The only thing that you have to do is to study the rules, because this is the same for everyone. So no one has a benefit from the previous experiences, because the rules are the same for everyone. Everyone can study them. Obviously, then you have maybe to, if you want to check something, if now I told you that you have, there will be questions about all the departments. So if you want to just to revise a bit some of thermodynamics for the aerodynamics from cooling questions,
or if you've done a mechanical exam just to see something a bit if you want. But the main part is the rules and also the questions for your first choice department. Okay. Nothing. Allora,